Perché appoggiare gli agricoltori? Uno, non vogliamo mangiare carne sintetica fatta in laboratorio. Due, la farina di grilli ve la mangiate voi parlamentari europei. Tre, è arrivato il momento di difendere i nostri prodotti made in Italy, anche quelli culinari. Quattro, siamo stanchi di subire rincari a causa della speculazione delle multinazionali. 5. La lotta degli agricoltori è una lotta anche nostra, per i nostri stipendi che sono tra i peggiori in Europa, per la nostra sanità che è sfasciata totalmente, per le nostre scuole che sono messe sempre peggio. Unirsi agli agricoltori è un modo per protestare anche per i nostri balneari, per i nostri taxisti, per le nostre fabbriche e le nostre industrie che hanno un costo del lavoro esagerato, per le nostre pensioni, quelle del popolo, che fanno pena quando i dirigenti prendono pensioni, per non parlare dei politici, esagerate. Protestare insieme agli agricoltori vuol dire protestare per la nostra libertà, libertà di scelta, libertà di lavorare, libertà di produrre, di mangiare quel cazzo che ci pare. Protestare con gli agricoltori è un modo per proteggere anche le nostre proprietà, le nostre case, per chiedere la riduzione delle tasse, per far capire al governo italiano che siamo stanchi dell'Europa. Vedete, se gli agricoltori sono gli unici ad avere il coraggio di muoversi, di protestare in modo pacifico ma in modo deciso, allora dobbiamo seguire gli agricoltori. E chi non lo fa, che da domani taccia e smetta di rompere i coglioni. Io personalmente sarò sul campo con loro, perché è giusto unirsi al popolo, è giusto unirsi agli agricoltori. Se invece tu preferisci la partita di calcio, Chiara Ferragni, il Grande Fratello, l'Isola dei Famosi, il Festival di Sanremo, allora rimani sul tuo divano in pantofole. Ma l'importante è che smetti di lamentarti. I leoni da tastiera hanno rotto le scatole. Servono persone concrete, decise, che abbiano voglia di ripristinare tutti i nostri diritti, quei diritti che l'Europa ci sta quotidianamente calpestando, quei diritti sanciti dalla nostra Costituzione che quotidianamente viene calpestata da un'Europa che non ci rappresenta. Siamo tutti contadini, siamo tutti agricoltori italiani, ma non ci sentiamo per niente europei.